Episodio 19. Bandicoot alla riscossa. Credo che questo lo ipotizzo perché mi sembra che il 20 sarebbe un numero perfetto. Credo che questa sia la penultima missione, anche perché alla fine siamo già qui, il robottone è lì. Mi sa che siamo... Guarda quel piccione che si muoveva a 5 frame. Ma... Aia, stavo giusto dicendo, posso mica buttarmi di sotto? Ecco qua, per fare prima, meglio, abbiamo la lucertolona, mi diverto di più. Sì, 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 stupide marmocchiette, zitte, e morite tutte, stronzette. Oh, aspetta. La cosa carina delle marmocchiette, a differenza dei molti altri nemici che abbiamo visto, è che c'è molta varietà fra i nemici, cioè ce ne sono molte diverse fra di loro. Allora, lì abbiamo... Esatto. Stavo giusto per dire, lì abbiamo la zona dove fare la missioncina secondaria. Morto? Perfetto. Allora, uccidiamo anche questa prima di andarcene. Ecco fatto. Addio alla lucertola. Mi dispiace perché è anche carina questo come, come nemico da utilizzare. Trova e distruggi tutte le bombe. Due sono lì, due saranno lì nascoste, altre saranno... Vieni qua. Allora, sbrigati perché ste missioni qua di Search and Destroy mi rugano sempre le scatole. Ci sono di tutti i tipi qua. Allora, aspetta. No! Non dobbiamo perdere tempo con i nemici. Dobbiamo subito andare e distruggerle letteralmente. Search and destroy forever. For real, come direbbe Ryuji. Perfetto, dai. Ormai questo che era tipo il primo che abbiamo incontrato lo uccidiamo letteralmente con un colpo. Ecco qua. No, 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 l'ultimo. L'ultima, perfetta. Andata. Non era difficile come missione, però... Sai, con tutti i nemici che appaiono, poteva diventare una rottura di scatole. Poi la, la puzzola... Non so, la puzzola aquila qui è la più veloce fra tutte. Quindi... Già che ci siamo, utilizziamo lei. Ecco qua. Che tra l'altro, aggiungo un piccolo trivia per chi segue questa serie. Ci ho messo un attimino a caricare questo episodio di più per il semplice fatto che per qualche motivo mi si è caricato l'ultimo salvataggio. E quindi per qualche altro arcano motivo, benissimo, mi è tornato indietro di come posso dirlo, di sei livelli. Mi sono dovuto rifare sei livelli. Vabbè, tanto non mi servono, quindi. E di conseguenza ci ho messo un attimino di più a... E stavo giusto pensando, era da un po' che non vedevamo il melmoso. Mi sono dovuto rifare tutti i livelli per ritornare a questo. Non sapete che rottura di palle doversi rifare tutti quanti i nemici. Aspetta. Esatto. Bravo, vomita sulle ragazzine. Una serata come un'altra in discoteca, insomma. Ma levatevi tutte, dai. Stupide ragazzine. 65 ne devo uccidere. Tutte con piacere, guarda. Io me ne resto nascosto. Da quando ho capito come funziona bene il melmoso, tutta la vita, veramente. Lui è il più fastidioso perché è veloce oltre ogni aspettativa. Tra l'altro, aggiungo io. E poi fa quell'attacco caricato straforte. Vieni qua. No! Beh, è andata bene. Dai, vieni qua per favore.
Che poi ho imparato ad utilizzare una combo nuova, quadrato quadrato triangolo triangolo, che fa un sacco di male e soprattutto ti permette di crashare molto più velocemente certi nemici. Perfetto. Addio anche la tartaruga, che sembra che non gliene freghi assolutamente nulla. Beh, più di così non posso fare, quindi addio. Oh, un frutto d'oro. Allora, evitiamo le bombe. Che poi in realtà le bombe sono il meno dei problemi, perché mi basta usare la vorticata per evitarli. Tipo, potrei arrivare lì con una vorticata fatta bene. No, 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 non cadere, non cadere! Che palle. Sai che mi sa che devo proprio... Ma levati, ragazzina. Oh, che palle. Ma levati, basta. Stronze. Stupide ragazzine. Levatevi tutte. E dolore è quello che sentirai se continui a venirmi contro. Ecco qua, stupida. Detto ciò, il tartarugone, sembrava tanto... tanto una merdina, ma guardalo qua che ce la resiste anche nel magma. Certo, però. Intanto il giro lungo me lo devo fare io. Ecco fatto, vieni qua. Vieni che andiamo a menare l'altro tartarugone. Ecco fatto. Dammi le sfere. Grazie. E anche il frutto lo accetto. Sali su. No, dai. Non mi dire che non puoi salire sopra. Ah, ecco. Meno male. Ah, io ti giuro che proverei a fare il lancio di schiena per vedere se riesco almeno. Sì, ti piacerebbe. Almeno ad arrivare dall'altra parte. Sai qual è stato il problema? Che l'animazione rallentata, porca di quella puttana, ci ha fatto perdere tutto il tempo. Ci ha fatto perdere tutto il tempo e le sfere sono despawnate. Madonna. Allora, dai che tanto ormai ci siamo, Crash. Siamo alla fine. Salviamo Cocco e andiamo a liberare Crunch dal suo bellissimo guscioso di ghiaccio. Quante bombe però. Ed eccoci dall'altro lato. Certo che comunque Cortex, se ne dica, ne ha di soldi, eh. Sembra tanto scemo scemo, però. Che poi in realtà, se non ricordo male, avevo letto in una wiki di Crash che in realtà Cortex è tipo figlio di una famosa, di una ricca famiglia comunque di scienziati. Solo che lui aveva la testa troppo strana e quindi di conseguenza tutti lo prendevano per il culo. E quindi lui è diventato cattivo alla fine. È diventato cattivo perché non sopportava comunque che la gente lo prendesse in giro per il suo aspetto. Porca miseria, sti melmosi. Ma levati. Mamma mia. Non sapete quanto mi girano le palle di aver dovuto rifare tutto il livello fino ad ora. Ancora, basta, levati. Stupido volpino. Detto ciò, io posso passare col melmoso dall'altra parte? Secondo me no. E infatti. Allora, e di conseguenza non penso neanche che lui possa arrivare sopra l'ingranaggio. Ma levati. Me ne appaiono altre, così ne uccido per il, come si dice, per l'obiettivo, oppure no? Ecco qua. Ma levati.
Maledizione, ragazzina. Fan dei Tokyo Hotel. Si sono sciolti ed è colpa vostra, sappiatelo, stupide ragazzine. Dunque, mi appare un altro ingranaggio o qualcosa di simile. Eccolo lì, infatti. Cesso ce n'è qui, che magari lo devo distruggere. Non credo. Esatto, qui non c'era nulla, vero? Va bene, proseguiamo e avanziamo da questo lato. Calmo, alzamelo. Alziamolo ancora un po'. Perfetto, vai. Ancora un pochino. Ancora un pelino, vai. Ecco qua, vabbè, questo non mi serve. Eccoci qua. Sì, ci arrivo easy da questa. E infatti c'è anche il cesso lì. Ma dai! Vieni qui. No, 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 non me la uccidete. Mi serve. Vieni qua anche tu. Se ti piacerebbe. Ecco fatto. Dunque, addio al cesso. Dai, benissimo. Distruggiamo tutte le lucertoline fastidiose. A posto, qui non c'è più niente da fare, giusto? Esatto. Dunque, niente più nemici, possiamo proseguire. Di conseguenza, alla fine, ma dai, era un muro invisibile quello, non era neanche una collata di lava. Dicevo, potevi saltare qua per evitare tutto il combattimento, ma che siamo delle pussy, siamo delle fichette noi che non vogliamo fare combattimenti. Eccoci qua. Tanto adesso mi appare una bomba davanti, io muoio e ricominciamo la sezione in discesa, vero? Vero gioco? Più che altro, esatto, stavo giusto pensando, non ho visto la bambolina. Calmo. Sono andato talmente in alto che mi ha destabilizzato la cosa. Ecco qua, gira. E gira e gira e non si ferma mai ad aspettare. Sorge e poi tramonta come un pulcino dal mare. Ecco, madonna mia, che dropkick incredibile che gli ho tirato. Quattro ragazzine con un calcio solo. Stavo pensando a una battuta, ma ho preferito non dire niente alla fine. Mamma mia, neanche il peggiore dei wrestler. Dai, su, fammi apparire qualcuno di grosso così distruggo questo. No, strano. Oh Gesù, questa è stata... A parte che non è stata voluta, però Dio mio. No! Che salvataggio in estremo. Ma basta! Avete rotto le palle, fangirl delle mie scatole! Ecco qua. Via ragazzina. E smettila. Ed ecco come ucciderne 65. Tra l'altro questa l'ho uccisa cadendogli in testa, però vabbè. Ah, maledizione. Vieni. Salvami Mina. Ma levati. Ah, ragazzine maledette. Dai, Crash, anche tu però. Non ti far distrarre da ste cagatine, dai.
Ecco qua. È insopportabile, perché voi invece siete simpaticissime. Ecco fa, sto dicendo, mi deve apparire ancora qualcuna o cosa? Addio alla ragazzina. Oh, che palle sto maledettissimo. Dammi quel frutto. E che cacchio. Ecco fatto. Ragazzine allontanate. Ma levati, roditore, poi parli te. Ecco fatto. Certo che, madonna mia, la giustizia proprio nei videogiochi a volte. Se loro fanno una combo, col cazzo che la puoi interrompere. Se tu fai una combo, vieni interrotto anche da un soffio di vento. Adesso ti meno veramente. Ecco fatto. Mamma mia, che peso al culo ste stronzine. Ma per fortuna che le abbiamo fatte tutte. Guarda, allora, una di voi due non vuole venire qua da me? Ecco, esatto. No, e no, e no, e no. Dai, alzati, Crash. Esatto. Muoviamoci, va, guarda, proprio. Non c'ho neanche voglia di starci lì dietro adesso. Ecco qua, vaffanculo. Dammi la mia vita e rompiamo anche quel cesso. Mi chiedo solamente due cose. Allora, i cessi li abbiamo fatti. Le scagnozzi li abbiamo fatti. Sì, l'abbiamo fatta la stanza. Come faccio a vedere gli obiettivi di ogni missione? Cioè di ogni piano. Credo che abbiamo fatto tutto, però non abbiamo fatto il numero di combo. Forse. Vicino, ma ormai è inutile, biondina. Lo sterminatore è finito. Cosa me lo dici a fare? L'hai fatto finire a me? Ora abbiamo da fare. Radere al suolo l'isola Vompa. L'isola Vompa, no, c'è la nostra casa, la nostra roba. E forse anche Crunch. No! E io non vedo l'ora. Forza, tontoloni. Iniziamo a divertirci. Pip! Ultimo livello, il prossimo. Distruttore, robospia. 80 combo. Dove cazzo l'hanno tirato fuori? È fattibile, perché se te lo metto è fattibile. Ma dove cazzo l'hanno tirato fuori sto numero?